Ciao a tutti, bentrovati. Forse avete notato che ho aspettato un pochino prima di fare un video per parlare dell'evento che ha sconvolto l'Europa, il mondo, pochissimo tempo fa, ossia l'incendio della cattedrale di Notre Dame a Parigi. Ho aspettato perché sentivo che si trattava di un evento con un potere simbolico straordinariamente forte e volevo capire, cercare di capire quale fosse il peso che a livello simbolico questo evento aveva su tutti noi e perché. E credo che l'incendio, il rogo di Notre Dame sia stato un fatto che ha messo la nostra società, la società europea, occidentale, ma in particolare specificamente quella europea, di fronte alle sue contraddizioni, e ci ha portato a una sorta di cortocircuito logico, un cortocircuito nelle nostre idee, nella nostra idea di noi stessi. Molti hanno paragonato quello che è successo all'11 settembre, hanno parlato di 11 settembre europeo, e secondo me è utile partire da qui per cercare di capire che cosa vuol dire per noi europei, per noi occidentali, questo evento. L'11 settembre è stato un evento che ha avuto un impatto simbolico molto forte, per molte ragioni. Cosa significava da un punto di vista psicologico, da un punto di vista della psicologia delle masse, l'attacco di quel giorno di settembre del 2001? In quell'occasione, almeno secondo la ricostruzione ufficiale, che noi sappiamo essere sostanzialmente falsa, però che è stata quella che a livello simbolico ha prevalso, almeno nella prima fase di questo evento, nei primi mesi, nei primi anni da quell'evento, era l'idea che un attacco da parte del mondo islamico, cioè di una versione estremista di un mondo che aveva una visione opposta al nostro, aveva causato la morte di migliaia di persone e il crollo di due edifici, le Twin Towers, che erano edifici familiari non soltanto ai newyorkesi, ma a tutti gli occidentali quantomeno, perché erano presenti in moltissimi film, in moltissime serie, e quindi erano un elemento architettonico con cui noi avevamo una grande familiarità. E in tutti questi film, in tutte queste serie, quelle due torri erano l'emblema del nostro stile di vita, perché erano l'emblema del potere del capitalismo, del sistema di libertà economiche occidentali, dello sviluppo della tecnica, eccetera. Ma se non ci fossero stati i 3.000 morti circa delle Torri Gemelle, se non ci fosse stato l'attacco da parte di un presunto mondo ostile, se si fosse trattato esclusivamente di un incendio, di un cortocircuito, di un problema strutturale che si fosse manifestato durante la fase di ristrutturazione delle torri e avesse causato il crollo delle stesse, non ci sarebbe stato nessun potere simbolico di quell'evento. Certo, saremmo rimasti stupiti, avremmo visto uno skyline di New York un po' cambiato, però non sarebbe stato un trauma profondo nella coscienza di tutti noi. Perché? Perché quelle torri significavano poco o niente, ed è qui la grande differenza tra i due edifici, da un punto di vista architettonico, da un punto di vista storico, ma anche da un punto di vista funzionale. Le Torri Gemelle erano due palazzi per uffici privati semplicemente giganteschi. Da un punto di vista del loro valore intrinseco, da un punto di vista del loro valore architettonico, erano qualcosa che poteva essere replicato ovunque e da chiunque, a patto ovviamente di avere i fondi necessari per farla. Infatti, architetture simili, analoghe, sia per estetica che per dimensioni, sono presenti un po' ovunque, in Cina, a Dubai, negli Emirati, in Arabia Saudita, ovunque ci siano capitali tali per cui una singola azienda privata può produrre un palazzo che anziché avere 5, 10 o 20 piani ne ha 100, niente di più e niente di meno. La cattedrale di Notre Dame, invece, è qualcosa che non può essere replicato ed è qualcosa che ha un valore simbolico in sé,
che è assolutamente ineguagliato e che non può essere replicato da nessuno in nessun luogo. Questa è la prima differenza sostanziale che ci mette davanti al primo cortocircuito mentale di questa vicenda, perché l'aspetto paradossale è che quella straordinaria, quella splendida architettura costruita più di 1.000 anni fa, no, costruita circa 1.000 anni fa, 9 secoli fa, ha delle caratteristiche che noi oggi semplicemente non siamo in grado di riprodurre. Quel tipo di bellezza, quel tipo di armonia, quel tipo di straordinaria capacità di emozionarci emotivamente, non è assolutamente replicabile, non siamo in grado di replicarla. E questo ci fa capire molto sulla nostra società. C'è poi un altro elemento. Le torri gemelle erano appunto uffici, erano edifici con una semplice motivazione funzionale privati da parte di aziende. La cattedrale di Notre Dame, invece, è un edificio che ha un valore sociale, cioè un edificio costruito dalla comunità, per la comunità che deve rappresentarla. Non è qualcosa costruita con l'intento di creare valore per gli azionisti, di creare ricchezza, è qualcosa costruita con l'intento di indicare a una comunità chi è e dove va. La comunità inizialmente era quella del cristianesimo, della cristianità, nella prima fase della vita di Notre Dame, quando nel Medioevo gli stati nazionali ancora non avevano le caratteristiche che hanno oggi. Successivamente è diventata l'emblema della Francia e di Parigi, di ciò che univa la Francia da un punto di vista storico, da un punto di vista culturale, da un punto di vista religioso. Tutto questo non ha nulla a che vedere con due torri che dimostrano quanto il nostro modello economico, il modello americano, il capitalismo americano è in grado di spingersi in alto con le gru. È tutta un'altra cosa. E qui nasce un secondo cortocircuito da un punto di vista antropologico, da un punto di vista della psicologia delle masse. Perché il valore di Notre Dame, al di là di quello storico e architettonico, è in questo, nel fatto di aver svolto un ruolo, quello di indicare a una collettività, a una società da dove viene e dove vuole andare, di tradurre in bellezza qualcosa che è un'idea armonica di se stessa, dell'uomo e della società, è un elemento essenziale delle società del passato, di cui noi pensiamo di poter fare a meno. Noi non abbiamo nessun edificio che sia paragonabile alla cattedrale di Notre Dame se non quelli del nostro passato. Voi sapreste indicarmi un edificio costruito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale che abbia quelle caratteristiche, che rappresenti la volontà di un intero popolo, di un'intera nazione, di un'intera collettività di identificarsi e di proiettarsi nel futuro. Non c'è nulla di simile, come non c'è nulla di paragonabile a questo tipo di architetture del passato dal punto di vista della bellezza, una bellezza che noi non siamo più in grado di vedere, perché non siamo più in grado di vedere l'essere umano e la società da quel punto di vista, cioè da un punto di vista complessivo, da un punto di vista potremmo dire olistico, usando un termine un po' difficile, cioè una visione dell'uomo che riguardi tutti gli aspetti, quello spirituale, quello storico, quello culturale, quello tecnico, eccetera. La presunzione della nostra epoca, della nostra società, di essere incommensurabilmente superiore a ciò che l'ha preceduta, perché abbiamo una superiorità tecnica, si scontra con l'evidenza della plateale superiorità di edifici come Notre-Dame de Paris o come la cattedrale di San Pietro a Roma o moltissimi altri edifici storici di straordinaria bellezza che rendono impareggiabili le nostre città, le città dell'Europa, dell'Italia, della Francia, mostra come in realtà, al di là di un progresso tecnico forsennato, noi non abbiamo fatto neppure un passo da un punto di vista
del progresso umano, dal punto di vista del progresso sociale inteso come qualcosa di armonico, e anzi siamo tornati straordinariamente indietro. Questo è un tema di cui alcuni personaggi della controcultura sovranista parlano molto. Per esempio, il mio amico Matteo Brandi ne ha parlato in diversi video, anche in uno appunto su Notre Dame. Ma poco tempo fa io mi è capitato di passare per il Corviale di Roma, che è un'architettura spaventosa, che io personalmente non avevo mai visto, perché mai visto da vicino, perché è di persona, perché è molto lontana a dove abito, ai luoghi che frequento. Vedendola si capisce come la bruttezza estetica di quell'edificio è il risultato di un concetto totalmente sbagliato e assurdo di uomo e di società. E questo elemento, nonostante il fatto che l'edificio sia molto grande, quindi da un punto di vista della capacità tecnica di costruire dimostri una certa forza, ma a quella capacità tecnica non corrisponde in nessun modo un avanzamento culturale nel concetto di uomo. E questo è un elemento che sta mettendo in crisi, che sta creando appunto un ennesimo cortocircuito in molti globalisti, in molti modernisti, in molti sostenitori e entusiastici dell'attuale modello. Perché Notre Dame de Paris è un edificio che è stato costruito nel Medioevo, quindi in un'epoca che teoricamente è un'epoca orrenda, un'epoca lontanissima e in cui noi eravamo l'ombra di ciò che siamo ora. Eppure quella bellezza e quel senso di appartenenza per cui la gente era in ginocchio a pregare che la cattedrale non crollasse, dimostra che ciò che noi pensiamo di sapere sul Medioevo è una ridicola presunzione, un po' come quella dell'architetto del Corviale che pensava di aver fatto un'opera innovativa e meravigliosa che sarebbe stata destinata a essere imitata, copiata e ammirata nei decenni, nei secoli successivi, in cui invece nessuno vuole vivere e che tutti vogliono buttare giù, esattamente come la nostra attuale società. C'è infine un ultimo elemento che è di natura politica. Notre-Dame de Paris è un edificio che dimostra immediatamente, che richiama immediatamente la nostra storia, le nostre radici, in particolare quelle cristiane. E questo è qualcosa che nell'attuale visione del potere va cancellata. Noi dobbiamo creare un'Europa secondo coloro che detengono in questa fase il potere politico e mediatico nel vecchio continente. Noi dobbiamo creare un'Europa senza identità, in cui c'è l'assoluta libertà religiosa, in cui ciò che ci rende europei non sono elementi specifici, ma elementi universali, quindi presenti in tutte le civiltà, in tutte le società, valori dell'umanesimo che siano universali, identici quindi in America, in Europa, in Giappone, in Corea, la libertà economica, le libertà individuali, eccetera. Ma il sentimento che il rogo di Notre Dame ha scaturito dimostra come anche questo tentativo, anche questa volontà forsennata a livello ideologico di cancellare la nostra identità non può funzionare, è destinata a fallire, esattamente come è stata nell'Unione Sovietica, dove l'aspetto religioso, l'aspetto storico doveva essere cancellato in nome della dittatura del proletariato e dell'uguaglianza di tutti quanti, dell'omologazione di tutti quanti, e dopo decenni dalla caduta del comunismo continuano ad esserci le chiese, le cattedrali, il senso di appartenenza nazionale, il senso di appartenenza religioso, mentre ad essere scomparsa è l'Unione Sovietica. Secondo alcuni complottisti che come sempre si manifestano in queste circostanze, potrebbero essere stati gli islamici a dar fuoco alla cattedrale. Ho visto su Facebook delle immagini in cui si vedevano degli arabi vicino al rogo che ridevano, ma ovviamente in qualunque situazione tu puoi prendere un fotogramma di qualcuno che ride. Ovviamente non è questo il punto. Il punto è che però ciò che Notre Dame rappresenta per noi europei, in particolare per i francesi, è qualche cosa che non può necessariamente rappresentare
per altre culture, perché le culture esistono, le identità esistono, quindi un simbolo come quello di Notre Dame, che rappresenta il passato e l'identità del popolo francese, non può rappresentarlo per coloro che sono scesi dai barconi l'altro giorno, oppure per coloro che vivono in Francia o in Europa per ragioni economiche da poco, esattamente come un crollo nell'edificio della Mecca non può avere per me un valore simbolico, mentre invece ha un valore enorme per un islamico, un musulmano di qualunque punto del posto del mondo, in particolare un saudita che viva alla Mecca. Per queste ragioni io credo che questo evento tragico ci metta davanti alla consapevolezza di quello che noi come specie siamo. Noi siamo una società che ha una storia, che avrà un futuro esclusivamente se sarà in grado di capire e di valorizzare il proprio passato, ognuno nella sua singola specificità, che è diversa per ognuno di noi. È comune lo stupore per la bellezza ed è comune l'amore per l'arte, per l'evoluzione umana, ma ogni storia, come a livello individuale, a livello di popoli, è privata, è personale e rappresenta per ognuno dei soggetti qualcosa che necessariamente non può rappresentare per gli altri soggetti. C'è infine un ennesimo punto che è tutto politico e che riguarda appunto l'Europa e il suo modello di governance, come dicono gli anglosassoni, politico ed economico, perché l'incuria del nostro patrimonio artistico in Francia come in Italia dipende principalmente dall'incapacità di uno Stato ormai privatizzato di occuparsi di ciò che rende tutti noi cittadini di quello Stato, cioè di quegli edifici, di quel patrimonio che è comune, che è di tutti quanti e che ci dice chi siamo. E altrettanto devastante da un punto di vista di questa contraddizione è il fatto che alcuni super ricchi, francesi ma non solo, abbiano già donato circa 1 miliardo di euro, ossia la cifra necessaria per ricostruire al più presto la cattedrale. Questo dimostra come uno Stato privatizzato non può salvaguardare non solo i propri cittadini, ma i propri simboli, non può garantire la sicurezza dei propri cittadini e neanche dei propri singoli, e deve affidarsi a quei super ricchi che la privatizzazione dello Stato ha creato, che per pubblicizzare i loro marchi ricostruiscono o tutelano queste opere che diventano una sorta di incomprensibile campagna pubblicitaria privata anziché bene comune pubblico di tutti i cittadini.